Nuovi guai per la famiglia dell'ex consigliere regionale del PD Gerardo De Gennaro, coinvolta 7 mesi fa nell'operazione delle Fiamme Gialle che ha portato al sequestro di 19 impianti fotovoltaici nel Brindisino, l'equivalente di 160 campi da calcio. Non c'era solo l'abusivismo dietro quei parchi solari realizzati dalle società baresi del gruppo Energia tra Brindisi e San Pietro Vernotico, ma, secondo quanto stabilito dalla Procura e dal nucleo tributario della Guardia di Finanza, anche la percezione indebita di finanziamenti pubblici. Incentivi per il fotovoltaico ottenuti sotto forma di contributi. 182 milioni di euro il valore di quelli maturati, 11 milioni quelli già erogati dal gestore dei servizi energetici nazionale. La seconda fase dell'operazione Helios ha portato, su richiesta del procuratore aggiunto Nicolangelo Ghizzardi, al sequestro preventivo per equivalente di liquidità e di 3 impianti fotovoltaici riconducibili alle 6 società coinvolte e all'iscrizione sul registro degli indagati di 2 persone. Il 51enne Daniele Giulio De Gennaro, fratello del consigliere nonché amministratore pro tempore del gruppo, è il tecnico incaricato di stilare le relazioni da consegnare al GSE, un 52enne tarantino residente a Bari. Le accuse formulate dalla Procura di Brindisi sono indebita percezione di finanziamenti pubblici ai danni dello Stato, falsità in certificazione e falso in atto pubblico. Gli indagati, pur di ottenere in fretta i contributi, avrebbero attestato al gestore tramite documenti falsi di aver rispettato vincoli paesaggistici e urbanistici per la realizzazione degli impianti, già sequestrati lo scorso 17 aprile per lottizzazione abusiva. Tra il 2009 e il 2010 le società avrebbero infatti aggirato la legge avvalendosi della procedura semplificata della DIA, allora valida per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW. Un modo per accelerare i tempi e riuscire a ricoprire di silicio le campagne brindisine entro il 31 dicembre 2010, termine di scadenza del secondo conto energia che ha poi consentito al gruppo di ottenere una cospicua somma di contributi. Nell'operazione di 5 mesi fa, tra i 13 indagati c'era anche il consigliere Gerardo De Gennaro, protagonista insieme al fratello Daniele dello scandalo che ha coinvolto lo scorso marzo dirigenti del comune di Bari e della regione Puglia. L'indagine portò all'arresto di 7 persone, tra cui gli imprenditori De Gennaro come proprietari della DEC, società di spicco nel settore edile. La procura di Bari ipotizzò allora che le maggiori opere pubbliche di Bari, realizzate dai De Gennaro, tra cui i parcheggi interrati del capoluogo, fossero caratterizzate da pressioni politiche e dalla corruzione di funzionari pubblici. Lo scandalo portò il consigliere, politicamente vicino al sindaco Michele Emiliano, ad autosospendersi dal partito.